E dopo l'ennesima buffonata, parlo dell'intervista sotto regime, perché lui si fa intervistare in Cina, ovviamente, con domande concordate, e vi chiedo cosa, e ora vi dirò cosa nessuno gli chiede. È arrivata l'ora di farla finita con questo schifo. Tra l'altro, in questi minuti, il giornale dice: Oktri affretta, nessun segnale concreto sulla restituzione del prestito. Tra l'altro c'è un altro articolo simile di Alessandro Cavasini, andatevelo a leggere. Oktri vuole rassicurazioni, dove sono i soldi? Stanno correndo per questo prestito senza senso, che secondo me non accadrà, ma c'è molto, ma molto di più. Dopo questa intervista vergognosa fatta nel suo paese, nessuno, la giornalista, perché non gli chiede: Presidente, ma lei è un anno che non viene a Milano, perché è qui alla corsa e domani non sarà presente allo stadio? Un presidente non potrà ritirare, molto probabilmente, vedremo se mi sbaglierò, la coppa della seconda stella. Mi dovete spiegare come fa a fare il presidente dell'Inter questo personaggio, un presidente che è stato condannato a risarcire 320 milioni di un prestito che, a detta di qualcuno, avrebbe accesso ad un altro prestito. Vi lascio un link in descrizione di un articolo molto molto interessante, mi ha girato un mio amico che lavora in Cina ed è finito anche in chat degli esonerati, che questo articolo si chiama praticamente spiega benissimo cosa succede, il sistema cinese che penalizza chi non paga i debiti. Vi metto il link in descrizione dove potrete vedere cosa accade in Cina a chi non paga i debiti, e forse avrete molte risposte alle vostre domande. Non lo dico io, ma è un articolo con tanto di nome e cognome di chi lo scrive. Vi metto il link in descrizione. Le voci poi addirittura di Tutto Sport, quali sono? Che oltre il prestito, non solo di Tutto Sport, ma riprese anche da chi fa falsa informazione su YouTube, oltre il prestito, questo pinco pallino avrebbe voce in capitolo superiore ad Oktri, dicono, no? Quindi oltre una certa soglia di ricavi entrerebbe in partecipazione. Ma quali ricavi? Quali ricavi? Da qui al 2027 c'è un bond di 415 milioni che scade, c'è una perdita di 120, di 128 milioni da riprendere e ci sarebbero gli interessi di questo ipotetico prestito. Quindi ci sarebbero circa 800 milioni da restituire. Quali ricavi? A quali ricavi entrerebbe Pinco a far parte? Di quali ricavi state parlando? Che il massimo fatturato l'Inter lo ha raggiunto l'anno scorso, la finale di Champions, quest'anno lo ha raggiunto con Mondiale per club e Scudetto. Il prossimo anno, cioè, come può fare una squadra dove te non puoi mettere un euro, dove non puoi investire? Come fai a parlare di ricavi? Tra l'altro, io vi ricordo che per accedere a determinati ricavi serve uno stadio di proprietà che noi non abbiamo, e io voglio vedere chi si mette a fare uno stadio con un presidente che è stato condannato a risarcire 320 milioni. E anche quello sto aspettando. Quindi il prossimo anno le altre squadre saranno tutte ferme. Noi cosa facciamo? Giochiamo ancora con gli over 35? Con questi 13 giocatori, noi il prossimo anno cosa facciamo? Ah, con Taremi e Zielinski siamo a posto? Affrontiamo 5 competizioni, Supercoppa e Coppa Italia, anche se la Supercoppa sono poi partite. Abbiamo 5 competizioni il prossimo anno, servono 11, 10, 11 giocatori. Come li prendi? Come fai ad aumentare i ricavi? Dove sono i margini di guadagno di questa squadra? In Champions cosa fai il prossimo anno se non rimpolpi in maniera importante questa squadra? Ma la giornalista che lo ha intervistato in Cina con questa stampa di regime che a me fa schifo, perché non gli ha chiesto: Presidente, ma invece di essere a Milano, perché a guardare le macchinine che corrono? Come mai non gliel'avete chiesto? Perché non viene in Italia da un anno, Presidente? Cos'è successo? Perché non glielo chiedete? Come pensa di tenere l'Inter, Presidente, con questo debito paga debito? Cosa ne pensa di quella roba dei tifosi avvocati juventini che dicono che l'Inter non si doveva iscrivere al campionato? Perché non gli fate queste domande? Fategliele. Ah, si è fatto intervistare in Cina, eh?
Il fatturato lo fa salire lo stadio e te lo stadio non ce l'hai. Ma a quali ricavi parteciperebbe Pinco Pallino? Pinco Pallino può partecipare solamente ai debiti. Nel 2027 bisognerebbe tirare fuori 800 milioni. La vogliamo far finita di dire le puttanate alle persone oppure no? E non ti va sempre bene ogni parametri zero e vendo per 120 e acquisto per 70. Non ti va sempre bene. È finita. È finita questa stampa di regime comunista, perché questa è una stampa di regime comunista. Io parlo di quello che ho visto stamattina, eh. È una mia impressione. A me quella è sembrata proprio la classica stampa di regime comunista. Infatti lui qui non viene, non si fa intervistare, non si fa telefonare, non fa call di intervista a nessun giornalista italiano. Dove si fa intervistare? In Cina. Perché? Perché le domande sono tutte concordate. È questa la comunicazione che ci stanno dando. Le domande sono tutte concordate. Nessuno gli chiede cose che in un paese normale gli avrebbero chiesto da 2 anni. In Italia nessuno a Steven Zang chiede cose che in un paese normale avrebbero chiesto da 2 o 3 anni. Solo questo sistema farlocco italiano può permettere questa roba vergognosa. Ed un presidente che non viene ad una partita come quella di domani non può fare il presidente dell'Inter, senza parlare del discorso economico, dell'immagine distruttiva che sta dando all'Inter per i suoi problemi personali e senza parlare per tenere una squadra di calcio. Non devi essere nullatenente, non devi scappare dalle banche. Se vuoi tenere, se no ti compri una squadra di ping pong. Per tenere l'Inter servono i soldi, perché a questa società non servono debiti, serve una ricapitalizzazione immediata, perché a livello economico siamo distrutti. E questo bisogna dire alle persone. Non gli chiedono mai quello che gli devono chiedere. Marotta che anticipa le domande prima di farsi chiedere certe cose, e questo è poco rispetto verso i tifosi dell'Inter, perché questa situazione, da cui io mi dissocio totalmente da tifoso dell'Inter, è diventata vergognosa. Ciao Inter.